Di Starfish in TV, siamo qua al secondo spot oggi con la PDT e siamo qua in compagnia del presidente della PDT di Trento. Allora oggi ho visto una collaborazione incredibile, ho visto i collaboratori tutti impegnati, ma l'avete veramente creata bene questa associazione? Sì, è un'associazione molto molto organizzata in tutti i sensi, sia nelle semine, nell'organizzazione delle gare sportive, nella coltivazione delle acque contro gli inquinamenti. Contro tutto quello che, che può succedere nell'acqua e quindi la nostra, la nostra cosa primaria è proprio vedere le nostre acque che siano pure e compese. Ho visto anche nuove leve, bambini proprio di 10 anni col papà, stupendo. Certamente, certamente, i bambini abbiamo fatto un'agevolazione particolare che gli facciamo un permessino di 5 euro che è il costo del permesso appena appunto, e poi facciamo dei corsi anche per i bambini, delle, delle, delle manifestazioni sportive per i bambini proprio per tirarli, portarli sulle acque a far conoscere come sono le nostre acque, far conoscere cosa vuol dire pescare un pesce e vedere quello che, che le nostre acque danno. Ho visto anche oggi era pronto pesca, ehm, tutti con il, la gerla piena. Sì, è, stata, è stato un grosso successo questa, questa sperimentazione che abbiamo fatto, eh, che era da un po' di anni che si chiedeva al nostro servizio faunistico di poter immettere nelle zone pronta a pesca l'iridea, eliminando la fario, quindi per noi la coltivazione dell'Adige sarà a temolo e ammarmorata e le zone pronta a pesca per dei pescatori che vogliono anche un po' divertirsi, la troteridea che è un pesce che non si dovrebbe. Eh, e incrociare con la marmorata e coi temoli insomma, è un pesce sterile e quindi per noi vedere questo esperimento dovrebbe essere un successone per la torta marmorata stupendo allora per il momento con il presidente Fares e tutto quanto l'onore sempre di poter venire nelle vostre acque la Starfishing TV vi ringrazia perché siete sempre disponibili anche con il grande giornalista del pesca andiamo dopo a vedere sta il nostro, rivista di il, nostro, nuovo. il nostro direttore Mauro Finotti che eh. è stato per noi un grosso successo perché ha portato la nostra rivista da 3.000 copie a 8.000 copie arriveremo a 10.000 probabilmente nel 2013, però io ringrazio voi veramente che siete venuti a farci questa intervista sulle nostre acque, che avevamo bisogno un po' di pubblicità, perché mm -hmm. erano un po' di anni che la, la pesca veniva snobata un po' da tutti, e quindi io vi ringrazio molto e spero di vedervi ancora qua sulle nostre acque. E noi ringraziamo te, amici di Starfish in TV, per il momento è tutto quanto, grazie, grazie, grazie gentilissimo. grazie a voi, e voi. buon anno, anche a voi, grazie attimo. anche a voi. invitato ci rivediamo, di nuovo ci, rivediamo, ci rivediamo. <ride> grande stupendo sto tenendo in mano appunto questa stupenda rivista dove c'è anche dentro la Starfish TV per il servizio girato a Terlago ancora in sì, settembre ottobre e il pescatore Trentino lui direttore novità del 2013 novità del 2013 diciamo innanzitutto ci sono delle importanti conferme il numero di 8.000 copie al quale siamo arrivati l'anno scorso quest'anno viene superato uh -huh. perché ad dell'ultimo momento portato avanti dopo una lunga serie di trattative chiaramente come ben puoi immaginare la FIPS di Trento ha aderito alla rivista ma non solo a livello locale a livello nazionale distribuiremo la, la rivista del Pescatore Trentino a tutte le sedi FIPS d'Italia uh -huh. e, oh. e questo credo che sia un altro ottimo successo de della mia gestione e aumenteremo la tiratura a 8.500 copie. Incredibile, 8.500 copie per la rivista e so ehm, soci quanti quest'anno, tantissimi ho visto. Mm, soci riferiti ai, ai, alle associazioni che, esatto. che aderiscono alla rivista, diciamo che sono 27-28 associazioni, ne, ne rimangono ben poche tutte le associazioni aderenti alla Federazione dei Pescatori Trentini della quale, eh, non so se, sì, mi sembra che te l'ho già detto, sono diventato presidente da, da un paio da di poco, mesi esatto che sono 24 associazioni, mm -hmm. aderisco in toto alla distribuzione della rivista ai loro associati ma ci sono anche delle associazioni non appartenenti all'organizzazione di secondo livello mm -hmm. federazione ma anche dell'unione pescatori mm -hmm. articolo più bello secondo te che è creato 2012? Ma, eh, per che... per eh, soddisfazione personale e per nostalgia un po' dell'articolo sul Canada, perché ah. è stato, il Canada è stato il mio primo viaggio all'estero eh, di pesca al, al salmone. A, eh, al, fatica... King, al King? No, ero andato al Silver, ah, al Silver. Silver. Uh -huh. e ho un ricordo stupendo. Eh, se vuoi, un po' rovinato dal fatto che mi avevano perso la valigia perché ho dovuto per una settimana pescare praticamente in pantaloncini corti, o quasi in Canada, poi perfetto. No, era un po' Ci mancava no, l'orso che L'orso è venuto la prima notte a graffiarmi la tenda. E non ti nascondo che ho fumato l'ultima sigaretta, cioè una sigaretta pensando fosse l'ultima. Amici di Starfish TV. Tutti ecco, con... volevo farti vedere Vai. la pagina che abbiamo dedicato a voi e dopo eh. l'intervista che ci avete fatto la volta scorsa, mm -hmm. questo è l'articolo che vi abbiamo dedicato. Infatti siamo proprio contenti di questa cosa perché ci conoscono anche parecchio in Trentino adesso come televisione, televisione sì. online, sì. gratuita per tutti. Il vostro, il vostro filmato che avete, abbiamo girato a Terlago è sul nostro sito. Mm -hmm. E anche già sul nostro sito ha avuto oltre 300 visite, oltre le 1900 visite che mi dicevi sul, avevi, portale, sul vostro diciamo. portale. Sì. Amici di Starfish TV, andiamo avanti a pescare ancora, poi per i saluti finali. Ci vediamo dopo. Padre e figlio che non hanno preso niente oggi ragazzi, cosa è successo? No, no, tre le ho tirate fuori. Ah. <ride> no, perché il Big Fish però no. Il Big Fish no. Eh, no eh. eh, Mamma mia. Te invece come va? Eh, niente, la niente prossima oggi. andrà la prossima, prossima volta. Sì. Papà si comporta bene? Sì, sì. Benissimo. Amici di Starfish TV, padre e figlio, bellissimo sul fiume, cosa si può dire? Non potevamo Siamo... mancare. Eh. eh, Non si poteva mancare. Il primo dell'anno, stupendo tutto. Oh. Benissimo. Ok. Ciao ragazzi. Sì, ciao. qua giunti sulle fasi conclusive di questa bellissima giornata di pesca presso la PDT. Siamo qua con un gran moschista oggi, giusto? Temoli soprattutto. Quando mangiano volentieri. Eh, e stamattina? Stamattina hanno mangiato bene, peccato, ho perso un temolo stupendo, però oh. nel complesso dai, è stata una bella giornata. Insomma. Bello. Tu pratichi il no kill, giusto? Esatto, sempre solo il no kill. Mm -hmm. E l'associazione, come si comporta l'associazione? Secondo te, che, 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 che visione hai per il 2013? Ma se è come quella del 2012, fantastica, il 2012 è stato penso l'anno più bello dei miei ultimi 15 anni di pesca, un po' perché sono andato tanto a pescare, un po' perché la società ci ha messo del suo, veramente si è impegnata molto con semine e cura dell'alveo fluviale, proprio sono contento, sono veramente soddisfatto. Ci sarebbe qualcosa che diresti al Consiglio Direttivo che potrebbe ancora migliorare? Più di così è mantenere questa strada, sono contento delle, delle nuove regole, sono contento delle nuove zone che hanno fatto, danno spazio a tutti, sia a chi vuole portare a casa pesce e sia a chi vuole divertirsi e fare no kill. Mm, e Finotti invece? Bravo, è bravo, è bravo. <ride> Grande direttore della rivista, vero? Sì, sì, sì. La curano proprio in maniera eccellente. È ben curata, lo conosco da anni, ci ho pescato anche assieme un paio di volte. È veramente una persona valida. Un saluto per il 2013, a chi lo facciamo? Eh, a tutti i pescatori, moschisti e non che sia come il 2012, un anno fantastico! Buona pesca per cui buona pesca va sempre bene. È anni che me lo dicono, anzi, <ride> stamattina il mio vicino mi ha visto. Vai a pescare, sì, buona pesca, perfetto. Eh, Só tô na boa na pesca com... <laughs>